qui alle Dellandia, il primo giorno, anzi la prima ora di apertura con Gianluca Varzillo, che è l'amministratore appunto del parco. Gianluca, che prospettive abbiamo per questo 2021? Prospettive super rose, almeno me lo auguro, nel senso che comunque siamo stati chiusi da 9 mesi, oggi è la prima ora dopo 9 mesi infernali. Il risultato è abbastanza positivo e quindi siamo estremamente contenti e speriamo fortemente che non ci chiudano più. Questo lo speriamo tutti. Allora, senti Gianluca, ci sono delle promozioni, delle offerte per questa estate, per questa nuova estate alle Dellandia? Ci sono delle promozioni, usciranno tra poco sui nostri social aziendali e quindi tutte le informazioni sono scaricabili sia sul sito internet di adellandia.it sia attraverso le nostre pagine social appunto. Giusto, ricordiamo ovviamente che è obbligatorio l'uso della mascherina per le norme di sicurezza. Certo, noi adottiamo ovviamente il protocollo Covid, quindi c'è detergente per tutta la struttura, vicino a ogni singola attrazione, c'è il nostro infermiere interno che misura la febbre all'ingresso, c'è l'obbligo della mascherina fino a quando ovviamente il decreto legge lo permette. Perfetto, e ovviamente suppongo ci siano degli eventi estivi importanti. Sì, stiamo programmando qualcosa di importante all'interno del Cinodromo Domizio, che è un'area ovviamente vicina a Dellandia e della stessa struttura di Dellandia. Partirà questo Festival della Musica dal 15 agosto al 15 settembre e sarà un evento spettacolare. E come ti avevo già chiesto, c'è qualche personaggio che ci puoi svelare? Sono tutti grandi personaggi e non si possono svelare purtroppo. A breve usciranno sempre sui nostri social i nomi delle persone che fanno gli spettacoli all'interno della nostra struttura. Va bene, e infatti sui tuoi social ci sono anche l'annuncio di nuove strutture, di nuove giostre che sono arrivate, no? Notato? Sì, sono arrivate e completate Trunchi, Vecchia America e Maniero, finalmente le attrazioni storiche dell'Irlanda, il cuore di Dellandia, sono arrivate proprio stamattina le attrazioni, domani i nostri tecnici le metteranno in funzione e poi aspettiamo la commissione prefettizia che ci dà l'ok definitivo per metterle in funzione per il pubblico. Perfetto, quindi abbiamo prospettive ottime per questo 2021, siamo super ottimisti. Siamo sempre stati ottimisti e ce lo auguriamo con tutto il cuore. Perfetto, allora Gianluca, ora ci mangiamo insieme una graspa delle Dellandia perché è famosa per tutta l'Italia. Sicuramente, non solo tutta l'Italia, nel mondo, famosa nel mondo. Veronica Calendo, la responsabile marketing. Allora Veronica, come vediamo questo primo giorno di apertura? Siamo molto positivi, la gente si stava aspettando e si vede dall'affluenza che abbiamo avuto fin dal primissimo minuto di apertura. E noi siamo pronti ad aspettarli e ecco il trenino che ovviamente si fa sentire e i bimbi insomma non aspettavano altro, troppo tempo sono stati chiusi in casa. E finalmente Dellandia aperta, le aspetta con tantissimi appuntamenti, spettacoli di animazione, insomma le mascotte, e insomma le aspettiamo qui dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 22.30, il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 24, non stop. Allora, alcune attrazioni nuove, aspettiamo le tre storiche che finalmente insomma stanno per arrivare. E il sabato e la domenica soprattutto abbiamo appuntamenti dalla mattina alla sera, quindi sul palco centrale animazione, baby dance, spettacoli di animazione, le mascotte che aspettano i bambini, siamo pieni di appuntamenti. Siamo anche pieni di euforia, speriamo in un anno migliore. E insomma le aspettiamo qui all'aria aperta, quindi nessuna preoccupazione, mascherine sempre a posto e tanto divertimento. Perfetto, grazie Veronica. Grazie a voi. Ok, Marco Russo, coordinatore del personale. Perfetto, Marco, come vediamo questo primo giorno delle Dellandia? Vedere tanta gente ci emoziona tantissimo, in quanto non c'è sinceramente era un'occasione che la gente aspettava, quindi siamo contentissimi di questa affluenza e speriamo che ancora di più nei giorni a venire verranno ancora di più. Sì, lo speriamo tutti quanti. Come sono stati i 9 mesi, se non erro, di chiusura? Sono stati durissimi, sia da parte, è inutile dirvi, sia da parte economica che da parte anche del lavorare proprio. Quindi questa pandemia ci stava quasi prendendo psicologicamente male,
meno male che tutto sta passando e quindi aspettiamo soltanto l'allegria delle persone per fare in modo che siamo tutti contenti. Siamo super positivi per quest'estate. Sì, sì, sicuramente, sicuramente lo dovremmo essere sempre, sempre in tutto. Perfetto, grazie. Prego. Ecco qui il nostro Antonio, lo storico delle Dellandia, manutentore addetto all'accoglienza. Antonio, come vediamo questo primissimo giorno, anzi primissime ore delle Dellandia? Ho visto già un bel flusso di gente entrare, vedo parecchio pubblico contento di ritrovarsi qua con noi. Parliamo invece del lato tecnico, sei manutentore, se ho sentito bene. Ci sono delle attrazioni nuove, altre che sono in procinto di essere rimesse in funzione, tipo i tronchi. La vecchia America e il maniero, devono arrivare solo i tronchi che sono stati modificati in alcune loro parti per una questione di sicurezza. L'impressione di questa nuova apertura di Dellandia? È positiva, mi fa piacere che abbiate riaperto e che... Per me è stato un tuffo nel passato, quindi riprendere vecchie abitudini, vecchi luoghi che ho vissuto intensamente. E anche per le famiglie, per il quartiere di Fuorigrotta, Agnano, comunque per la città di Napoli sono contenta. Io non vivo più qui, mi sono trovata per caso a venire proprio nel giorno dell'apertura, sono contentissima, quindi mi fa piacere, veramente complimenti e spero che vada sempre... In discesa. Ecco un ospite del parco. Che impressione stiamo avendo per queste prime ore di apertura? Allora, la riapertura della Dellandia è un segno di ripartenza soprattutto per il mio settore. Oggi abbiamo portato l'animazione qui alle Dellandia, è un momento di felicità vedere i bambini, le famiglie di nuovo unite dopo 8 mesi di inverno. Una bellissima impressione comunque. Ti ho beccato che stai mangiando la graffa, la famosa graffa delle Dellandia. Dicci un po' com'era. È unica. Io mi ricordo quando ero piccolino venivo qua proprio per la graffa. Si vede? No, è buonissima, è davvero buona. Ti auguro un ottimo proseguimento. Grazie anche a voi, ciao. Roberta, come vedi questa apertura e questa fine, quest'estate 2021 alle Dellandia? Molto molto positiva, speriamo che appunto il pubblico risponda bene, anche se sono pienamente convinta che sarà così.